festa cristã dos ricos e dos pobres. Então é Natale. San Giuseppe, per Natale puoi dire a Gesù Bambino se ci porta un parroco nuovo, visto che quello vecchio, pace all'anima sua. Credo che debba essere uno che di bilanci ne capisca, perché l'anno si chiude con un passivo, come dire, significativo. I suoi miti musicali devono essere Fra Cionfoli, i Gen Rosso e i Gen Verde. E mi raccomando, un parroco che abbia una morale inflessibile, un'etica cristallina, uno che sappia riconoscere le tentazioni del diavolo al primo sguardo. Se pode, me manda um padre que fala português só um pouquinho e que seja bonitinho, tá? Que não sia della Juventus, que não potrei reggerlo. Certo, não sarebbe male se fosse um conoscitore della luminosa storia del socialismo europeo, della lotta di classe, dell'emancipazione culturale del lumpen proletariat. E one, e two, e one, two, three. Alleluia, 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 alleluia. Il diavolo è ovunque. Quindi che sia anche, che ne so, un mezzo esorcista. Secondo te, come posso mi vestir? Che ci capisca anche un po' di computer, che abbia il linguaggio dei giovani. Me lo vedo, guidarci per le vie del quartiere, con te in processione, ovviamente, inneggiando ai diritti, alla libertà, all'uguaglianza. E ovviamente, per tutte quelle questioni lì, le coppie di fatto, uomini con uomini, donne con donne... Uomini con donne, insomma, per carità, Talvez eu levo comigo na praia, Copacabana. O sacerdote precisa de umas férias, não é? San Giuseppe, noi ci fidiamo. Parla con lui e vedete che cosa potete fare. Tanti auguri di buon compleanno a Gesù, cioè buon Natale. E sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Scusa se sono vestito così, ma prima di venire qui sono passato alla mensa della Caritas dai poveri. Piacere, io sono Don Paolo, ma tanto sicuramente tu lo sai, sai tutto, ecco. Bene, ho fatto un giro della parrocchia e per quello che ho visto mi è piaciuto molto. Diciamo che forse tu non lo sai, ma è la mia prima volta da parroco, perché io prima lavoravo in un ufficio. Ecco, però senti, anche se so che lo sai, ho alcuni difetti gravi che mi piacerebbe dirti prima che tu dica «Ah, ma non me l'hai detto, potevi dirmelo». Allora, dunque, numero uno, in matematica io non ne capisco niente. Di bilanci e cose contabili ne capisco un po' come Tyson potrebbe capirne di danza classica o ginnastica artistica. Numero due, ho fatto voto di castità, di povertà e di obbedienza. Diciamo che di povertà non ho problemi. Di obbedienza faccio quello che riesco e di castità diciamo che ci sto lavorando. Però dai, tanto sicuramente qua la perpetua sarà racchia, no? Poi numero 3, diciamo che non ho profili Facebook, non twitto, non chatto e tutte quelle robe lì a me non interessano e sto bene così. E 4, diciamo che ho un cugino gay a cui voglio un bene dell'anima e che spero tanto sia felice e che magari possa anche sposarsi. 5, diciamo che la domenica dopo la messa ho un impegno a cui ho difficoltà a dire di no. Che ne dici? No, eh? Vabbè dai, dicevo così, è Natale. Anzi, ne approfitto per farti gli auguri, per farli a te e per augurare un buon compleanno al nostro capo. Sia lodato Gesù Cristo.